160 bambini nella nuova scuola di Montereale, antisismica e sicura, che sarà anche un riferimento di protezione civile in caso di emergenza. Un giorno di festa per il comune duramente colpito dal terremoto, sia da quello aquilano del 2009 che dal più recente di Amatrice. Una scuola intitolata alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Importante che parta da qui un messaggio di legalità, dice il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. È molto importante inaugurare una scuola nuova, importante quanto è antisismica e tecnologicamente attrezzata, avanzata e ulteriormente importante quando si sceglie, come si è scelto qui a Montereale, e di questo do atto esprimendo un grande apprezzamento per il sindaco e le altre autorità che l'hanno voluto, quando si sceglie di intitolarlo a Falcone e Borsellino in nome della legalità è ulteriormente importante. Questa necessità di coniugare speranza per il futuro, fiducia nella capacità di ripresa, ricostruzione con la legalità è una necessità ineludibile. Una giornata importante per Montereale, un giorno di festa che però non distoglie la testa dai numerosi problemi che il comune ancora ha. Per il sindaco il processo di ricostruzione è ancora lungo e le difficoltà ci sono eccome. Noi già subivamo quello che erano gli strascichi del sisma 2009. Il sisma 2016 e 2017 purtroppo ha aggravato di tanto questa situazione, soprattutto chi ne risente sono i commercianti, gli artigiani, coloro che vivevano soprattutto di questo turismo di ritorno che noi avevamo da Roma, ma come tutto questo territorio, da Amatrice, Capitignano, Campotosto, qui si viveva solo con le persone che tornavano da Roma. Oggi con il terremoto questa situazione si è aggravata e loro fanno fatica ad andare avanti veramente avanti.